Uè, zio, ma di cosa vi lamentate? Che avete tutta la classe arbitrale e giornalistica dalla vostra parte. Uè, zio, che tristezza che mi fai. Uè, zio, il Malox. Uè, zio, tumore il braccio. Sapete già di chi sto parlando. Tribù Rossonera, tribù di gente vera, buon mercoledì 27 di aprile a tutti e a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale di un vero milanista, il Tom Arietto. Ebbene, io non posso non ridere degli interisti perché davvero sono una tifoseria molto buffa, molto divertente da questo punto di vista perché vivono su un altro pianeta. Loro il calcio, come Sarri, come ho detto l'altro giorno, che dice l'arbitraggio, secondo me l'arbitraggio, non so voi, ma io ho visto andava a senso unico. Il braccio di Luis Alberto che andava in bagarre, le mani di Stracoscia fuori aria, che invece di essere espulso è stato ammonito, andava tutto a senso unico. Certo che nel mondo del calcio, e anche chi lo vede, c'è un'ignoranza, ma talmente grossa e talmente grande, che mi lascia basito. In certi momenti davvero non so neanch'io dargli una spiegazione, però d'altronde nel mondo, lo vediamo anche nell'extra calcio, purtroppo il 90% delle persone sono degli addormentati, degli zombie che seguono, cioè delle direttive, delle dinamiche che veramente sono senza senso. E dunque è davvero divertente perché molti di voi che mi seguono da tempo sanno che io la mattina, quando faccio la rassegna stampa delle tre prime pagine dei giornali più venduti in tutti i sensi sportivi italiani, praticamente vediamo che c'è una narrazione che da tempo va filo Inter, o da un lato, poi vabbè, il giornale di Torino è un caso a parte perché quello degli El Caragnelli e il giornale della Juve, quindi lì c'è sempre Juve, un trafiletto del Toro perché è il giornale di Torino. Ma gli altri spingono in un'altra direzione. Ed ascoltare ieri queste insinuazioni nei confronti del Milan, che è spinto per vincere lo scudetto, mi fa veramente specie quando non ho mai sentito fino adesso un giornalista che dice questo Milan è forte. Nonostante 2 mesi in testa alla classifica, nonostante negli ultimi 2 anni con una squadra da quarto o quinto posto siamo sempre lì per giocarci lo scudetto, però l'Inter è una grande squadra, una grande rosa, la Juve con i grandi acquisti e Vlahovic e Zaccaria e chi che sia, la Roma perché c'era Mourinho, adesso Mourinho di qua di là, il Sarri, il sarrismo, Spalletti con una squadra top. Però il Milan è in testa e nessuno dice nulla, nulla. Quindi io di questo giornalismo che tanto spinge verso il Milan, davvero non lo so voi. Cioè, fatemi rimettere gli occhiali perché magari sono io che vedo male. E prima di iniziare, dunque, con le prime 3 pagine dei giornali, io come sempre voglio ringraziare tutti i nuovi e le nuove iscritte al canale. Mi raccomando, continuiamo così, continuiamo anche con i vecchi che chiaramente mi sostengono da tempo. Grazie come sempre di cuore. Continuiamo con gli abbonamenti e le donazioni perché sapete benissimo che attraverso il vostro gesto noi stiamo aiutando anche in parte gli ingressi di questi vostri donazioni, di questi vostri abbonamenti, vanno in beneficenza alla ONG di Darius Rock, che voi tutti conoscete, che è il nostro collaboratore qui del canale, tutti i lunedì presente, poi spesso anche in altre live durante la settimana, che è un'ONG proprio Brave Child. Lui si è staccato da Save the Children, ha creato una sua ONG che adesso è in processo proprio di costituzione e per aiutare bambini del Perù che purtroppo sono disagiati, non hanno da mangiare, non hanno tetto, e lui, avendo la moglie che comunque è peruviana, sente di fare questo gesto che poi si potrebbe anche allargare a altre parti del mondo. Quindi ogni tuo euro che lasci, ci sono abbonamenti da 0,99 al mese, veramente un minimo, un piccolo gesto, davvero può fare tante tante cose importanti. Quindi mi raccomando, continuiamo così, come sempre dico, una mano sul cuore e l'altra nel portafoglio. Ma iniziamo subito con questo senso unico che danno i giornali nei confronti del Milan. Vogliamo iniziare oggi al contrario. Normalmente inizio dal giornale di Torino che si mangia il grissino, tutto rutto sport, ma oggi inizio dalla Gazzetta dello Sport. Il giornale che appunto spinge perché il Milan ne vince lo scudetto, Inzaghi mette la freccia.
si recupera la partita che doveva essere giocata il 6 gennaio, si gioca dopo quasi, non 4 mesi, quasi dopo 5 mesi per la regolarità del campionato, loro che dicono noi veniamo spinti, destra a sinistra, invece loro volevano vincerla già direttamente 3-0 a tavolino questa partita qua, e nonostante tutto Inzaghi mette la freccia, l'Inter prova il sorpasso, c'è una bella foto nella prima pagina della Gazzetta con Inzaghi sul Vespino che mette la freccia e Barella di lato si porta praticamente lo scudetto appresso. E Simone praticamente d'assalto, esodo dei tifosi in Emilia, poi c'è una parte che parla di Atalanta-Torino stasera, Juve un ruolo per Raspadori stile Gioia, bla bla bla, altre cose, poi in basso nuovo Milan, ci siamo, e di quello che stiamo parlando in questi giorni, anzi poi ti rispondo a te che mi hai fatto delle domande, diversi di voi, sul significato proprio del cosa significa due diligence, signing e closing, così anche posso darti una risposta chiara per chi ancora non avesse capito questi tipi di termini, no? Poi invece il Corriere dello Sport, anche in questo caso, visto che spingono verso il Milan, verso lo scudetto e contratto, la laurea di Inzaghi a Bologna per il sorpasso, il futuro è già scritto, fino al 2025 il Milan parla del fondo arabo, ancora venerdì la prima firma sull'accordo, poi ieri ecco City Show, ma il Real ha sempre Benzema, davvero partita incredibile, uno spot per il calcio 4-3 per il Manchester City contro il Real Madrid, partite da Champions, davvero grandi grandi partite. Poi Acerbi in basso dice basta accuse per quello che è stato detto dopo il gol del Milan che si è fatto il sorrisetto, beh però su Mourinho non hanno detto niente. Su Mourinho che a fine partita, perché spingono, no? Stanno spingendo verso il Milan lo scudetto, giusto? Però sempre ci sono critiche contro il Milan o ciò che succede in Milan. Di Mourinho niente. Mourinho che ha detto palesemente davanti allo schermo a fine partita, spero che vinca l'Inter lo scudetto. Un romanista, fosse un romanista l'avrei mandato sapete dove, e invece no, lì si è spento subito. Niente. Non si è detto niente. Quattro parole, qua e là. E niente, però se ci sono cose, situazioni contro il Milan, apriti cielo. Vabbè, questo è perché spingono verso lo scudetto del Milan. Poi tutto sport o tutto rutto sport di Torino, che si mangia anche oggi il grissino. Toro falli godere, vabbè, cose che gioca oggi l'Atalanta a Torino. E poi in basso chiaramente Juve dov'è l'affare di Maria Zaniolo e giornale di Torino. E sappiamo, Inter sorpasso pericoloso, vediamo se sarà pericoloso o meno. Poi City Real 4-3 e il calcio va in paradiso. E poi, dunque, c'è il nostro caro Robin Gosens che rilascia un'intervista dicendo: nessun dubbio, vinceremo lo scudetto. Lo scudetto sarà ancora nerazzurro, secondo lui, campioni grazie alla Juve. E praticamente ai microfoni di DAZN Germania dice: quel successo contro la Juve ci porterà allo scudetto. Prima di quella gara, i miei compagni dicevamo: se vinciamo oggi saremo campioni. E così sarà, ne sono assolutamente convinto. Bravo! I campioni dell'Italia siete voi, siete voi, siete voi e sarete voi, sarete voi. Ecco, siamo tutti certi e sicuri che questo scudetto sarà dell'Inter. Firmato Robin Gosens. Le mani ce l'ho in basso, ma non perché, no, per tenermi, non è per. Non siate mali. Io so già che tu là dall'altra parte sei malizioso, che sai che ho le mani in basso perché uno pensa che si tocca e fa. C'ho le mani in basso perché le voglio tenere in basso, eh? Non posso tenerle mica sempre così, non è che dico, oh, attenzione, mani in alto, ho fatto una rapina. Le tengo in basso perché le rapine le fanno altri, non le facciamo noi, capito? A buon intenditore, poche parole. Poi, attenzione, passiamo al nostro Milan, va. C'è un allarme difesa perché ci sono due diffidati. Che sono proprio i centrali, Kalulu e Tomori. Infatti, il giudice sportivo ha deciso che praticamente il Milan adesso, queste ultime giornate, deve stare lì con la spada di Damocle sulla testa, sperando in nessuna ammonizione da parte dei nostri due centrali, perché se mai dovesse arrivare questa ammonizione per i nostri centrali, siamo belli che fregati nelle ultime tre partite con Verona, Atalanta e Sassuolo, che sono partite fondamentali, dobbiamo avere tutti a disposizione. Quindi io spero che il nostro
nostro Pioli li catechizzi bene, dicendo: mi raccomando, date piano, non vi lamentate con l'arbitro, qualunque decisione ci vorranno attaccare, noi dobbiamo fare come i Buddha, che praticamente se gli tirano le pietre addosso, lui: grazie delle pietre che mi tiri, però speriamo poi che a fine campionato tutto questo serve per poi ridargli indietro, occhio per occhio, dente per dente. Poi Romagnoli smentisce sul Messaggero tutto inventato. Vi ricordate, ieri sera stavo dando questa notizia proprio in live di Alessio Romagnoli, che avrebbe praticamente detto: non vedo l'ora di vestire la maglia della Lazio. Dice: io non ho mai pronunciato queste parole. Dice: non comprendo come un quotidiano possa inventare dal nulla, senza rispetto, una frase del genere. Beh, ma sappiamo che i quotidiani i quotidiani tutti i giorni quello che fanno è creare scoop e creare allarmismi. Ormai in questi 2 anni e mezzo penso che ci siamo fatti proprio una dose di o più dosi di consapevolezza sul fatto che davvero i quotidiani mainstream, i TV, sono davvero assurdi per le falsità che raccontano, anche in questioni che sono extra calcistiche, davvero è lapalissiano. Io tra l'altro sempre vi invito, per sapere delle notizie vere e reali anche al di fuori del calcio, di seguire il canale di Francesco Toscano, Visione TV, sempre su YouTube, piuttosto che ascoltare Radio Radio, piuttosto che andare nel canale di Francesco Amodeo, di Mazzucco, Luogo Comune 2 o La Casa del Sole TV. Ci sono tantissimi bellissimi canali YouTube che poi, tra l'altro, come noi youtuber, ma loro sono veri giornalisti, cercano di dare le informazioni più corrette possibile, e questo tanto nel mondo della politica, del sociale, come nel calcio. È per questo che io poi faccio la mattina questa rassegna dei 3 giornalacci più venduti nel doppio senso della parola d'Italia, perché chiaramente sono venduti a un potere che devi dire quello che loro vogliono che tu senta, che nella maggior parte delle volte non è purtroppo la verità. E per concludere, come vi avevo promesso, vi do queste chicche di informazioni sul significato di due diligence, signing e closing. Praticamente le due diligence rappresentano la prima tappa fondamentale dopo l'individuazione del target da parte di una società, un'impresa, un fondo. Essenzialmente consiste in un'azione finalizzata alla raccolta di tutte le informazioni utili: i bilanci, operatività, analisi di mercato prodotto, margini di redditività, rischio, per valutare complessivamente le attività riferite all'azienda target dell'operazione di compravendita. In questo caso parliamo appunto del Milan con questo fondo arabo. Le due diligence, letteralmente dovuta diligenza, questo è il significato dall'inglese, praticamente hanno una durata variabile e, se conclusa con successo, porta a un'ulteriore fase di negoziazione che prende il nome del cosiddetto signing, un termine che sta per indicare la sottoscrizione di un accordo di acquisizione o vendita nel quale sono incluse garanzie per le parti, condizioni che sospensive, risolutive e ulteriori clausole. E per concludere si arriva al closing, ovvero l'atto conclusivo di una trattativa di compravendita siglato in presenza di un pubblico ufficiale, che in questo caso sarebbe un notaio, e in questo momento si concretizza proprio nel rispetto di tutte le normative legislative vigenti in quel dato momento la cessione di un bene dal venditore all'acquirente e la riscossione del prezzo pattuito da parte del primo. In questa fase è possibile anche un contestuale aumento di capitale con l'emissione di nuove azioni a favore dell'acquirente. Ecco, questo in sintesi è il significato di tutto quello che, di queste parole che stiamo sentendo in questi giorni, di questa chiusura, di questo affare appunto tra il fondo del Bahrain, tra Investcorp e appunto Elliott, che tra l'altro potrebbe rimanere anche in società con delle quote di minoranza. E se ci sono altri dubbi, voi sapete che io vado alla ricerca di risposte, perché questo è un canale sì ironico per un lato, però soprattutto per gente che fa usare questa cosina qua il cervello, e mi spiace per gli altri che sono tristi e soprattutto interisti. Un saluto a tutte le amiche, un forte abbraccio a tutti gli amici, un bel a tutta la tribù, a Uga Uga Uga, mi raccomando, commenti in basso,
un bel like, non ce lo dimentichiamo mai, iscrizione al canale, non perdiamo il buon ritmo e noi ci rivediamo come sempre a un appuntamento live questa sera per discutere insieme face to face, heart to heart e sempre Forza Milan, ovunque e comunque. Ti auguro una buona giornata e a dopo. Ciao!